Io la Mary, lei, l'ho conosciuta nel 2004 e facciamo appunto questo torneo da quasi sempre per lei. Io vado giù tutti gli anni e dai, è stato un amore a prima vista, come se ci fossimo sempre conosciuti quando ci siamo visti la prima volta. E poi dopo ovviamente giù abbiamo anche continuità con Massimo Migani e Lucia Grassi, che sono giù da Massimo da 3 anni e Lucia da 1 anno, missionari dalla Marilena. Quest'anno abbiamo un progetto per la prevenzione la cura, si spera, dell'AIDS per 1.000 persone. È un progetto basato sulla stima di 60.000 dollari, è una cifra importante. Adesso noi comunque, come dico sempre, diamo il massimo, il nostro massimo è già una vittoria. Abbiamo raccolto sui 200.000 euro in questi anni, però non è che siamo qui a dire abbiamo raccolto quello o l'altro. Grazie a tutte le aziende amiche, perché le aziende, non, ci tengo anche a ribadirlo, non sono aziende sponsor, quelle che partecipano a Rimini Farmutoco, quelle che sono alla locandina. Molte aziende, vi posso garantire, non vogliono neanche apparire a volte. Mi sento quasi piccola di fronte a tutto quello che state facendo per noi. L'avventura è iniziata nell'83. Dal 63 io sono arrivata a All Souls. Prima per 12 anni sono stata nella Zambia e ho cercato di aiutare le persone nella Zambia ed è stata veramente un'esperienza che mi ha toccato il cuore perché erano persone povere e che se noi siamo riusciti ad avvicinarli ed essere di loro aiuto.